L'ultima domanda che vorrei porti è questa, riguarda un po' il momento che stiamo vivendo, nel senso che si parla da più parti di crisi economica, politica, però ecco, forse si parla poco di una crisi più ampia, che è una crisi culturale se non umana in senso ampio. Quindi vorrei chiederti, secondo te, se siamo in un momento di crisi e che cosa significa questo? Crisi in greco vuol dire scelta, bivio. E quindi la crisi rappresenta un momento in cui siamo chiamati a scegliere qualcosa, siamo chiamati a risolvere un problema, una situazione che fino a quel momento non è stata adeguatamente affrontata e che richiede decisioni spesso drastiche. Per prendere decisioni drastiche occorrono dei modelli culturali efficaci. La cultura è quello che ci dà le risposte, è quello che la nostra specie, il nostro popolo ha compreso della vita, dell'esistenza su questo pianeta e che ci permette appunto di risolvere i problemi e le crisi. Il punto in questo preciso momento storico è che ci troviamo di fronte a una situazione talmente nuova, mai avvenuta prima, che le risposte che ci offre la nostra cultura non sono efficaci. Dobbiamo inventare nuove risposte e quindi occorre una nuova cultura. Questo è uno dei motivi, forse il principale, per cui le classi politiche ovunque nel pianeta non riescono a risolvere questa crisi che vediamo aggravarsi ogni giorno di più. Non ci riescono perché attingono a una cultura che contiene soluzioni superate, soluzioni per vecchi problemi, ma non per i nuovi. Quindi dobbiamo inventare, dobbiamo creare nuove soluzioni e quindi nuova cultura. E qui, per esempio, emergono i creativi culturali, questa categoria sociologica su cui ho avuto modo di realizzare varie ricerche nazionali e internazionali, una categoria sociologica creata dal sociologo americano Paul Ray, con cui ho avuto il piacere e l'onore di lavorare assieme. E i creativi culturali sono quei cittadini che cercano nuove risposte e quindi stanno creando o tentando di creare una nuova cultura. E quindi siamo in un'epoca di scontro tra il vecchio e il nuovo, dove il vecchio crede di poter ancora controllare la situazione, che in realtà gli sfugge di mano, il nuovo non ha ancora il potere per mettere alla prova queste nuove soluzioni e quindi ci troviamo in un impasse e la crisi si aggrava. È direi un aspetto fondante, un aspetto, ripeto, che pochi ancora hanno chiaro, compresi gli stessi studiosi. Gli economisti, per esempio, si affannano ancora su vecchie categorie come il PIL, il prodotto interno lordo, come se la crescita del PIL fosse l'unico elemento che contraddistingue la salute economica di una nazione. Mentre invece tutta una serie di altri economisti, altrettanto validi e spesso più validi, ma che per motivi diversi non fanno parte dell'establishment e quindi non hanno lo stesso potere degli altri, dei primi che ho citato, sostengono che il PIL in alcune situazioni può essere anche un indicatore fallace, non necessariamente misura la salute di una nazione, di un'economia, ma può anche misurare la malattia, perché il PIL contiene una serie di elementi non soltanto positivi, ma anche negativi, e quindi un PIL che cresce non sempre rappresenta un'economia sana. Questo solo per fare un esempio, quindi nella vecchia cultura economica il PIL è un dato quasi inconfutabile. Nella nuova cultura economica, quella dei creativi culturali, quella degli economisti alternativi, ma alternativi, ma sono economisti che hanno cattedre universitarie, che hanno tutte le credenziali in regola, tanto quanto gli altri, se non di più, ma che appunto, come dicevo, non fanno parte dell'establishment. Per questi, secondo gli economisti, non è così fondante, non è così chiaro, limpido, univoco. E potremmo fare tanti altri esempi, tante altre problematiche che i vecchi modelli culturali non sanno risolvere.
e che le nuove risposte ancora non riescono ad essere messe all'opera perché diciamo i detentori del potere, il vecchio ordine, ancora non permette questo utilizzo di nuove soluzioni perché è ancora convinto che funzionino le vecchie. A questo proposito, puoi approfondire questo aspetto, cioè che cos'è questa vecchia cultura, diciamo, nei suoi elementi fondanti, e quali invece sono i caratteri di questa nuova cultura? Cioè, per esempio, appunto, in un suo libro, appunto, I creativi culturali, scrive: è proprio questo modo separato di considerare i diversi processi e aspetti della realtà, definibile come meccanicismo e riduzionismo, che secondo molti è il principale responsabile del grave stato di dissesto ambientale, economico e malessere sociale. Sicuramente l'approccio materialistico e quindi anche meccanicistico e riduzionistico che la scienza sta portando avanti ormai da secoli nel nostro mondo complesso del XXI secolo si rivela superato. Perché si rivela superato? Perché non si possono più studiare i problemi separatamente. Il biologo studia l'aspetto biologico, il medico quello medico, lo psicologo studia gli aspetti psicologici, il sociologo quelli sociologici, e ognuno ha, come dire, una fotografia parziale del tutto. Oggi stiamo scoprendo che la psiche influenza il corpo, che la biologia influenza la società e viceversa. Quindi siamo di fronte a una realtà globale che ha bisogno di essere studiata in modo globale. E i problemi si presentano nello stesso modo, si presentano come problemi complessi che hanno varie sfaccettature che devono essere affrontate contemporaneamente. Non esistono problemi solo economici. Come dicevo prima, riferendomi al PIL, non è possibile creare un indicatore puramente quantitativo ed economico e poi dire che quell'indicatore misura la salute economica di una nazione. Non è possibile, perché la salute, il benessere, il welfare di una nazione è data da tanti fattori, da fattori sociali, da fattori culturali, da fattori psicologici, da fattori ambientali. Quanto quell'economia è sana da un punto di vista ambientale? Vale la pena alzare il PIL dello 0,01% inquinando il pianeta del 10% o anche solo dell'1%? Vale la pena alzare il PIL e poi diminuire la qualità di vita delle persone? Queste sono le domande complesse che la società e la situazione contemporanea ci chiedono di affrontare. E vanno affrontate in modo non riduzionistico, non settoriale, in modo globale, in modo olistico, interdisciplinare, interconnesso. Soltanto studiando i problemi da più sfaccettature, cercando di capire come ogni aspetto si riflette sull'altro, è possibile capire veramente la natura del problema e quindi risolverlo. Altrimenti continueremo a studiare i problemi senza realmente capirli e quindi senza realmente risolverli. Faremo magari delle soluzioni tampone, come per esempio i farmaci sintomatici. Hai mal di testa? Prendi la pillola X. Quella pillola X non incide minimamente sulle cause del mal di testa, ma stacca semplicemente alcuni circuiti neurologici e quindi momentaneamente per 6, 8, 10 ore tu non senti il dolore. Questo non vuol dire che hai risolto il mal di testa, che infatti poi, finito l'effetto della pillola, tornerà a farsi sentire. Queste soluzioni sintomatiche che non solo la farmacologia e la medicina ci propongono, ma ci propone la politica. Soluzioni tampone che non risolvono mai i problemi, che semplicemente mettono lì una pezza che per un po' di tempo non fa avvertire il problema, dopodiché il problema esplode in maniera più virulenta di prima. Questo è ciò che io intendo per non soluzioni o per false soluzioni, che sono appunto quelle che ci offre la vecchia cultura, che ahimè è ancora predominante. La vecchia cultura è ancora quella a cui fanno riferimento i politici, fanno riferimento i burocrati, fanno riferimento i tecnici, tutti coloro che in qualche modo guidano le sorti
dei nostri popoli, del nostro pianeta, e che avrebbero invece bisogno di innovare i loro strumenti, di innovare le loro lenti di osservazione per capire i problemi in maniera diversa e quindi per affrontarli e risolverli in maniera più efficace. Riguardo invece a diciamo ciò che sta tentando di emergere, un punto sul quale ancora facciamo fatica a, innanzitutto a comprendere, è che appunto nei vari anche campi del sapere quello che sta emergendo è proprio una nuova visione diciamo dell'essere umano e della realtà, e che pone sempre di più al centro la, la coscienza, per esempio, e anche riguardo al bisogno di un cambiamento sociale e politico, spesso non viene, come dire, messo al centro questo, cioè che ancora si tenta di criticare o di cambiare un sistema senza cambiare l'essere umano che l'ha prodotto. Quindi questo aspetto, cioè il fatto che questa nuova cultura è un cambiamento di coscienza, è un cambiamento di umanità, se secondo te è così, e che cosa significa questo? Secondo me è così. Secondo me, per creare dei veri e duraturi cambiamenti occorre cambiare l'essere umano, per meglio dire occorre sviluppare delle doti dell'essere umano che finora nella maggior parte degli individui sono state latenti. La dote principale è la coscienza, consapevolezza di sé, chi sono io, di che cosa ho bisogno, quali sono le mie doti, qual è il mio scopo nella vita, che cosa voglio realizzare, costruire. Consapevolezza dell'altro, perché non viviamo da soli, non siamo in un'isola deserta, quindi la consapevolezza di me è fondamentale, ma occorre anche la consapevolezza dell'altro. Chi è l'altro? Con chi mi sto relazionando? Quali sono i suoi bisogni? Quello che io sto facendo, come influenza l'altro? Lo fa star bene, lo fa star male, indifferente? Se ci ponessimo queste domande, e una terza anche categoria di consapevolezza, la consapevolezza dell'ambiente in cui viviamo. In che ambiente viviamo? Come l'ambiente influenza noi stessi e come noi influenziamo l'ambiente? Questa è una domanda fondamentale. Fino a che la popolazione non sarà consapevole, sarà difficile imporre delle soluzioni nuove, come nel caso per esempio dei rifiuti. La raccolta differenziata di rifiuti è un esempio lampante. Molte persone ancora non hanno capito l'importanza di questo, perché non sono consapevoli degli effetti che i loro comportamenti apparentemente banali, apparentemente minimali, producono sull'ecosistema e quindi anche su di loro. E magari non fanno la raccolta differenziata o la fanno male. E non sanno, non si rendono conto, perché non hanno la consapevolezza diretta, che queste loro piccole azioni quotidiane creano poi degli effetti devastanti sull'ecosistema. La famosa isola di plastica nel Pacifico, ma ahimè ne abbiamo una, sebbene più piccola, anche nel Mar Tirreno, nel Mediterraneo. E tutte queste cose sono il riflesso della mancanza di consapevolezza ambientale delle persone. Quindi da un lato occorrerebbero iniziative di educazione fatte dagli stati, fatte dalle amministrazioni pubbliche, dalle scuole, e dall'altro però occorre anche intervenire sulla coscienza dell'individuo, perché non è possibile in un mondo complesso realizzare iniziative di cambiamento senza che l'individuo compartecipi. E per compartecipare deve capire, e per capire deve rendersi conto, toccare con mano. E questa è la differenza fra la consapevolezza e la semplice conoscenza. Chiunque può essere a conoscenza del problema dei rifiuti, ma si ha consapevolezza nei momenti in cui la persona collega i propri comportamenti al problema e capisce che quel suo comportamento contribuisce a creare il problema oppure invece a risolverlo. Questo è consapevolezza.
ancora, è come se ci fosse una scissione, cioè parlo per esempio di quello che chiamiamo lavoro interiore o comunque dell'occuparsi di sé, che magari appunto uno ha determinati problemi e va dallo psicologo e dall'altra parte c'è la società. Invece quello che emerge, penso anche poi agli sviluppi della psicoanalisi, ma anche in filosofia, poi anche quello che ci dice insomma la fisica contemporanea, quello che va elaborato è una nuova integrazione anche nei campi del sapere. Cioè, vedendo anche le università funzionano ancora come compartimenti stagni. E quindi, cioè, come andare verso un'integrazione anche nei campi del sapere e come elaborare, se credi sia possibile elaborare una nuova anche pedagogia, cioè una politica che parta da un lavoro interiore, ecco, da un cambiamento di coscienza in questo senso. Sì, l'integrazione dei saperi è una delle esigenze più pressanti della nostra epoca. Come spiegavo prima, siamo di fronte a problemi complessi. I problemi complessi vanno affrontati in modo integrato, in modo interdisciplinare, in modo olistico. E questo non è facile perché tutti i nostri scienziati sono stati formati in modo settoriale. Il biologo conosce a fondo la biologia, ma non sa niente della psicologia, non sa niente della sociologia, dell'economia, dell'antropologia, spesso nemmeno della medicina. Il medico conosce a fondo il corpo, non conosce la psiche, non conosce la società, non conosce l'ambiente. Lo psicologo conosce la mente, ma non conosce il corpo, non sa come il corpo influenza la mente, e così via. Siamo in un mondo popolato di specialisti, ognuno dei quali conosce a fondo un frammento della realtà, ma non tutta la realtà. Non ha il quadro d'assieme e quindi interviene in maniera settoriale. Questo poteva avere in qualche modo una certa efficacia fino a qualche decennio fa, ma adesso che i problemi sono diventati molto, molto più complessi, non è più applicabile. Quindi occorre integrare le discipline scientifiche. E questo richiede un cambiamento radicale a partire dalla scuola e poi ovviamente dall'università. Quindi fornire agli studenti il quadro d'assieme. Far capire che, ok, tu vuoi diventare un cardiologo, benissimo, però devi conoscere il quadro d'assieme. Il quadro d'assieme è dato dall'intero corpo umano, ma è dato anche dall'ambiente in cui il corpo umano vive, ambiente fisico, ambiente sociale, ambiente affettivo. E se non conosci almeno per sommi capi questi livelli che stanno attorno al cuore e non conosci come questi livelli interagiscono col cuore e come il cuore interagisce con questi livelli, è difficile riuscire ad affrontare i problemi, cioè le malattie, in maniera veramente efficace, se non in maniera grossolana, maniera per esempio chirurgica. La chirurgia ha fatto passi da gigante, è una delle punte di diamante della scienza medica attuale e sicuramente dobbiamo toglierci tanto di cappello, ma nello stesso tempo dobbiamo anche considerare che quando si arriva alla chirurgia vuol dire che abbiamo abbandonato ogni altra strada, cioè ricorriamo a un intervento drastico, un intervento estremamente invasivo, estremamente pericoloso. Potrebbero esserci interventi precedenti, che al momento non si vedono perché non sono stati cercati nel modo corretto, non sono stati cercati in modo integrato, in modo interdisciplinare. Molte malattie, ma anche molti problemi sociali, anche molti problemi economici, potrebbero essere risolti in modo meno invasivo, in modo che produca meno effetti collaterali, semplicemente studiandoli con una prospettiva più globale, più olistica, più interdisciplinare. Questo è un discorso veramente difficile da far capire, soprattutto agli stessi scienziati, perché ormai ogni scienziato è diventato un esponente di quel francobollino di conoscenza che
e andargli a dire che il suo francobollino di conoscenza, per quanto importante, dignitoso, utilissimo, però non è tutta la realtà, e che interagendo con altri francobollini di conoscenza si crea un puzzle più ampio che ci permette di individuare soluzioni non individuabili nel singolo francobollino o nella singola tessera del puzzle. Questo è un discorso estremamente difficile da far capire ai vari specialisti. Ne ho avuto esperienza diretta in molti convegni, in molte conferenze. Ognuno è geloso del proprio ambito. Andare a dire a un medico che il corpo non è tutto, ma che anche la psiche può creare malattie, determina in molti un irrigidimento su posizioni difensive, perché il medico conosce a fondo il corpo ma non conosce la psiche, e quindi si sente come in qualche modo meno titolato e anche meno forte nei momenti in cui capisce che ci sono altri fattori che vanno oltre le sue competenze. Ma lo stesso può accadere allo psicologo quando gli viene detto che alcune sindromi psicologiche possono derivare, per esempio, da problemi fisici, l'effetto somatopsichico, che è, diciamo, l'altra freccia di quello psicosomatico. Bisogna andare a toccare le sensibilità egoiche delle persone, le paure degli specialisti, anche un po' il delirio di onnipotenza che la scienza ha favorito, ha creato, e alcune scienze più di altre, e andargli a dire ora che sì, la vostra scienza è utilissima, bellissima, ma non è l'unica. Questo crea, ahimè, reazioni di difesa, crea spesso chiusure, crea sordità, e quindi rende difficile far emergere quella nuova cultura portata avanti dai creativi culturali, quelle nuove soluzioni di cui facevo menzione in precedenza, che invece sarebbero necessarie oggi per risolvere i problemi attuali. Noi, ma in realtà la nostra cultura, proprio una cultura fondata sulla razionalità, sul controllo, sull'efficienza, che poi portano a questo tipo di economia, no? Che quantitativa, a un'analisi del dato, il big data, che dimentica però sempre di più l'ampiezza e appunto l'integrità, e quindi anche il risveglio, no? Come educazione personale, cioè educarci al sentire. Stiamo educando persone che magari conoscono più marche di vestiti che tipologie di fiori, dico per dire, o abbiamo mille luci nella città ma non vediamo più le stelle, cioè questo ipertecnicismo che ci porta a una dimenticanza della realtà. Però ecco, cosa significa incamminarci in questa riscoperta di noi stessi e appunto come aprirci anche a dimensioni come la paura, le difese che arrivano quando iniziamo a entrare dentro noi stessi? La nostra civiltà è una civiltà prevalentemente razionale, mentale, cognitiva, quindi ragioniamo più sui concetti che non sulle sensazioni o sulle emozioni, che invece sono quelle che ci dicono, per esempio, che cosa ci fa bene e che cosa ci fa male. Allora, se io mi baso solo sui concetti, guardo la televisione, vedo lo spot di una marca di biscotti, mi affascina, compro quei biscotti, li mangio e non mi accorgo di niente, però magari mi fanno male. Ma non mi accorgo di niente perché non sono in contatto con le mie sensazioni fisiche. Se fossi in contatto con le mie sensazioni fisiche, mi accorgerei intanto che il sapore non è esattamente congeniale a quello che sto cercando, che gli effetti che producono dopo qualche ora che li ho mangiati non sono esattamente di benessere, perché magari mi sento debole, perché magari la mia digestione va più lenta, perché hanno degli effetti su di me
non positivi, e quindi potrei bilanciare l'attività persuasiva della pubblicità con le mie sensazioni. E le mie sensazioni ovviamente dovrebbero prevalere, perché quello che fa bene a me, nessuno meglio del mio corpo, della mia psiche, me lo può dire. Certamente nessuno spot pubblicitario mi può dire che quella cosa fa bene se poi ingerendola mi accorgo che fa male. Questo è un esempio apparentemente banale, ma in realtà centrale, perché la maggior parte delle persone ha perso l'abitudine di sentire i sapori veri. I sapori veri non sono quelli immediati, perché tu metti in bocca un biscotto e il sapore immediato è quello dello zucchero, che è l'ingrediente principale. È talmente forte che copre tutti gli altri sapori. La gente mangia di fretta, deglutisce velocemente, quindi non sente. Se mangiasse più lentamente, dietro al sapore dello zucchero apparirebbero gli altri sapori, che sono più defilati perché sono coperti da questo sapore principale. E questi sapori non necessariamente sono così gustosi come... E lo stesso gli effetti, diciamo, a medio termine, quindi dopo qualche ora che si è ingerito un cibo o dopo qualche ora che si è fatta una certa esperienza. Mi ha nutrito? Non mi ha nutrito? Sto meglio di prima? Sto peggio di prima? Ho visto un film alla televisione. Com'è la qualità del mio sonno dopo? Magari durante il film mi sono divertito, ma poi la notte faccio sogni agitati, non dormo bene. È un segno chiarissimo che quel film non mi fa bene, anche se lì per lì il sapore, tra virgolette, di quel film può avermi attratto, perché magari ha suscitato alcune mie reazioni adrenaliniche che mi hanno dato carica, ma poi mi accorgo dopo che le pago con brutti sogni, con cattivo riposo, la mattina dopo sono stanco, irritabile. Tutto questo può accadere semplicemente perché le persone non sono consapevoli delle proprie sensazioni e delle proprie emozioni, che dovrebbero invece essere il contatto principale con l'esperienza di vita. I concetti dovrebbero nascere dalle sensazioni e dalle emozioni, non viceversa. Il concetto viene dopo, è un modo di sintetizzare certe esperienze di vita. Invece nella nostra civiltà i concetti ci vengono calati dall'alto. Noi diamo preponderanza ai concetti e non diamo quasi nessuna rilevanza alle sensazioni e alle emozioni. Le persone abitano nelle città e non si rendono, per esempio, conto della qualità dell'aria. Io, che ho avuto modo di vivere sia in città che in campagna e anche in montagna, mi sono reso conto fin da un'età abbastanza giovane che, per esempio, ogni volta che dalla campagna rientravo in città per lavorare, appena arrivavo nei dintorni della città cominciavo a avere un raschiore di gola che poi si trasformava in un vero e proprio dolore. Era lo smog. Ma dopo un giorno, alle volte dopo semplicemente una o due ore che ci sei dentro, non ci fai più caso. Non perché abbia smesso di irritare le tue mucose, ma semplicemente perché quello stimolo fastidioso viene escluso dal sistema nervoso. Quindi lo smog continua a danneggiarti, ma tu non te ne accorgi. Se sei sensibile, te ne accorgi. E lo stesso il cibo. Se tu mangi del cibo, diciamo così, industriale, molto trattato chimicamente, all'inizio, se sei sensibile, ti accorgi che non è tanto buono, ma poi ti assuefai, non te ne rendi più conto, e questo crea danni alla tua salute fisica, può creare danni alla tua salute psichica, e tutto questo si traduce poi in che cosa? In una passività. Credi a quello che ti viene detto, non credi più a quello che sperimenti direttamente, non credi più alla realtà reale, ma credi ai concetti. I concetti si possono manipolare a nostro piacimento. La pubblicità è bravissima, ma anche i film creano realtà che non esistono e ti fanno vedere cose che non esistono e risolvono problemi in modi che nella vita reale sarebbero assolutamente inefficaci.
ma in un film si può fare. Tutto questo crea una passività nelle persone, crea una credulità in soluzioni in realtà inefficaci e quindi ovviamente anche una sudditanza in termini politici, dove anche se siamo in democrazia, in realtà poi la maggior parte delle persone non ha gli strumenti per rendersi veramente conto di quello che sta succedendo e quindi deve solo fidarsi dei concetti che gli vengono detti dalle varie TV, piuttosto che giornali, piuttosto che altri media. Questo duplice aspetto, cioè l'importanza di educarci ad una consapevolezza, come dicevi all'inizio, e qui se potevi spendere qualche parola sulla pratica meditativa, cioè sull'importanza direi di riscoprire una concentrazione e una lucidità, e quindi qui il ruolo dei media, cioè come siamo inconsapevoli del ruolo che giocano i media e della distrazione, cioè quindi questo doppio aspetto, cioè come i media ci manipolano e come invece recuperando un'attenzione nuova possiamo invece combatterli, diciamo, tra virgolette. La meditazione è una metodologia molto antica, riscoperta recentemente in Occidente. Molti l'associano a religione o spiritualità, ma in realtà è qualcosa di diverso, di molto più ampio. La meditazione è prendere contatto con le proprie sensazioni e le proprie emozioni. Per esempio, le sensazioni del proprio corpo. Una delle forme più semplici di meditazione è chiudere gli occhi e sentire il proprio respiro. È un'antica meditazione buddista, si chiama Vipassana. Si chiudono gli occhi e si focalizza l'attenzione sul respiro. L'aria che entra, che esce e così via per qualche minuto. Apparentemente banale, eppure no, perché intanto chiudendo gli occhi si escludono le distrazioni esterne e si focalizza l'attenzione sull'interno. Io chiamo i nostri occhi uno degli interruttori neurologici principali. Occhi aperti, attenzione fuori. Occhi chiusi, attenzione dentro. Quindi chiudo gli occhi e la mia attenzione va dentro, se riesco a non addormentarmi, ovviamente, no? Siamo abituati a chiudere gli occhi solo quando decidiamo di andare a dormire. La meditazione è uno stare svegli a occhi chiusi. Quindi chiudo gli occhi ma non mi addormento, anzi, espando la mia sfera di percezione interiore, partendo dal corpo. E partendo dal respiro, che è ritmico e quindi mi aiuta. E questo focalizzarmi sul respiro è come uno scaldare le macchine. Una volta che ho cominciato a sentire il respiro, poi posso irradiare la mia consapevolezza anche a cose statiche, per esempio i miei muscoli, per esempio le mie ginocchia, i miei piedi, il mio stomaco, cioè tutto il mio corpo. E indirizzare selettivamente o globalmente la mia attenzione. È una tecnica che richiede un po' di allenamento, come tutte le tecniche. Abbiamo imparato a osservare l'esterno in anni e anni. Da bambini non vedevamo in maniera nitida come vediamo oggi. Vedevamo in maniera più confusa, più indifferenziata. Poi piano piano abbiamo imparato a differenziare. E lo stesso le prime volte che facciamo meditazione, Non riusciamo bene a distinguere che cosa succede dentro, ma dopo un po' di volte si cominciano a distinguere le sensazioni. E questo può essere utilizzato. Posso sentire come sta il mio corpo, posso sentire se ci sono delle zone che stanno male, perché stanno male. Posso arrivare in qualche misura, non in tutti i casi, ma in qualche misura anche a comprendere qual è il problema, qual è la causa di un certo problema. Dalle sensazioni fisiche posso poi passare alle emozioni. Che emozioni ci sono in me in questo momento?
magari in questo momento semplicemente pace perché sto meditando, però forse in altri momenti potrei essere leggermente irritato, arrabbiato, frustrato, spaventato, potrei provare vergogna. Molte persone provano tantissime emozioni una dietro l'altra, ma non essendo consapevoli non se ne accorgono e non raccolgono quindi il messaggio preziosissimo che le loro emozioni gli mandano. Esercitandosi con la meditazione si impara a distinguere questi messaggi, i messaggi fisici delle sensazioni e i messaggi psicologici delle emozioni. Questo è di estremo aiuto nella vita, perché ci guida verso ciò che ci fa bene e ci permette di evitare ciò che ci fa male. E quindi non fidarsi delle mappe che ci danno gli altri, ma costruirci una nostra mappa, personalizzata, individualizzata. Che cos'è che fa bene a me? Che cos'è che fa male a me? Perché noi non siamo uguali gli uni agli altri. Sì, ci sono delle sfere abbastanza simili, ma poi ogni individuo è un caso a sé. E quindi ognuno di noi dovrebbe capire di che cosa ha bisogno, che cosa gli fa male, che cosa gli fa bene, quali sono le sue risorse interiori, che cos'è che lo realizza e che cos'è che lo frustra. Tutte queste cose sono quelle che ci rendono veramente degli esseri umani. La meditazione è un ottimo strumento per muoversi in questa direzione. È uno strumento che ci permette di affinare le percezioni interiori e anche esteriori, perché poi si impara anche a meditare a occhi aperti. L'inizio è a occhi chiusi, ma poi dopo un po' di tempo che uno si esercita, può imparare ad assumere un atteggiamento meditativo, contemplativo anche verso l'esterno, verso una pianta, verso un fiore, verso un oggetto o verso una persona. Nelle sedute di psicoterapia, per esempio, lo psicoterapeuta bravo è colui che riesce a entrare in contatto empatico col proprio paziente e quindi a assumere un atteggiamento meditativo dove l'oggetto della meditazione non sono più io, ma è il mio paziente. E questa è una cosa che si impara. Una cosa che si impara, ma che non tutte, anzi quasi nessuna, purtroppo, delle scuole di psicoterapia utilizza, anche se in questi ultimi anni c'è stata una riscoperta di questo strumento prezioso e quindi alcune correnti psicologiche lo stanno utilizzando. Quindi è uno strumento, la meditazione è uno strumento, direi lo strumento di partenza. È quello che ci permette di affinare le nostre percezioni e quindi diventare consapevoli, liberarci dai concetti e andare direttamente al contatto con la vita. Questo è, secondo me, fondamentale per ognuno di noi per vivere una vita realizzante, per vivere una vita che valga la pena di essere vissuta, per stare nel benessere e nella salute. Sta diventando sempre più evidente, anche poi lo vediamo anche nel malessere psicosomatico e nelle reazioni anche, insomma, penso per esempio ai vari voti politici, alle varie situazioni, cioè appunto come dicevi un sistema vecchio che però è ancora aggrappato e tanto più si sta sgretolando quanto più si aggrappa al potere e questa novità che tenta di emergere. E così in relazione ai nuovi media, che credo sia importante, nel senso che a livello più di massa ci rendiamo ancora poco conto del ruolo, appunto, senso di manipolazione, cioè di come ci vengano date le notizie, di come questo serva a formare anche le menti, anche negli effetti poi somatici, e quindi questo è uno dei libri che ho scritto, si intitola Come difendersi dai media e parte dal presupposto che i media mainstream, quindi TV, cinema, radio, sono prevalentemente impostati su emozioni negative, principalmente la paura. Se tu
accendi il televisore e fai una carrellata sui canali, l'80-90% dei programmi è di violenza. Polizieschi, horror, thriller, guerra. Poi guardi i notiziari, stessa cosa, notizie tragiche. Quelle meno tragiche comunque cercano di renderle tragiche per creare audience. Quindi i media principali sono dei costruttori di paura e purtroppo non danno poi le soluzioni a queste paure. Quasi mai troverai delle buone notizie. Si diceva un tempo che la buona notizia non fa audience. Non è vero. La buona notizia può fare molta audience, ma esce dagli schemi classici del giornalismo e quindi siamo sempre lì, vecchia cultura o nuova cultura. La maggior parte dei giornalisti, e soprattutto i giornalisti che contano, sono stati formati nella vecchia cultura. La vecchia cultura era quella che una notizia più è tragica e più fa notizia. E quindi ovviamente seguono questa onda. Il mondo non è, per fortuna, fatto solo da brutte notizie. Ci sono anche tante belle notizie. Ci sono ospedali che non funzionano, ma anche ospedali che funzionano. Se noi parliamo sempre degli ospedali che non funzionano, creiamo nelle persone una sorta di rassegnazione irritata, arrabbiata. Se invece facciamo vedere anche dei buoni esempi, intanto facciamo capire che c'è un'alternativa, che non è un dato di fatto incontrovertibile che tutti gli ospedali debbano funzionare male, che ovunque si debbano aspettare 18 mesi per fare un'analisi. Ci sono anche dei luoghi che funzionano bene. Andiamo a studiare questi luoghi, cerchiamo di trasferire le buone pratiche dai luoghi che funzionano a quelli che non funzionano. Questo è quello che la politica dovrebbe fare, quello che i media dovrebbero fare se volessero veramente dare una rappresentazione della realtà. Una rappresentazione della realtà equilibrata, cioè se la realtà è fatta da un 50% di negativo e un 50% di positivo, dare entrambe le rappresentazioni, non parlare tutto il tempo del negativo e non parlare mai del positivo. Questo, come dicevo, crea nelle persone paura, costante paura. La paura ha vari effetti su di noi. Il principale di questi effetti è che ci rende facilmente manipolabili. Perché? Perché la paura ci porta a una reazione subumana. Quando noi siamo spaventati, la nostra corteccia cerebrale, che è quella più, diciamo, cognitivamente elevata, quella che inventa nuove soluzioni, quella che è capace di emozioni come la compassione, l'amore, eccetera, viene disattivata. Siamo spaventati e quindi andiamo a una reazione poco più che animale. Ovviamente, in una situazione di paura c'è poco da filosofare, c'è da scappare o da contrattaccare, quindi cose che fanno anche gli animali. Quando siamo in una situazione di paura cronica, come quella che i media principali producono, non abbiamo mai il tempo per far funzionare le nostre funzioni cerebrali superiori. E quindi siamo facilmente manipolabili. Siamo poco più che animali. E come gli animali possiamo essere addestrati in maniera molto elementare. Per funzionare come esseri umani, dovremmo essere in una situazione non di paura, ma di serenità, di tranquillità. Allora ecco che la nostra corteccia cerebrale inizia a funzionare, le nostre funzioni superiori, e quindi la creatività, l'intuizione, l'innovazione, il problem solving iniziano a funzionare, siamo veramente Homo sapiens sapiens, a quel punto siamo anche poco manipolabili, perché siamo autoresponsabili, siamo autonomi in certa misura, siamo soprattutto critici e riflessivi e quindi non prendiamo per oro colato tutto quello che ci viene detto, ma lo filtriamo. Però, ripeto, per fare questo occorre non essere in uno stato di paura. La paura disattiva queste capacità in ogni essere umano, anche in quello col quoziente di intelligenza più alto. Nei momenti in cui è soggetto a uno spavento, a una situazione di paura,
il suo cervello non funziona più a quei livelli, si abbassa drasticamente a un livello poco più che animale. Ecco perché occorre sapersi difendere dai media. Quindi nel libro che menzionavo prima io suggerisco, non solo spiego tutta una serie di effetti, io adesso ne ho citato solo uno, ma ce ne sono molti altri, che i media possono avere, ma suggerisco anche delle semplici tecniche per prevenirli o per contrastarli. E questo credo che sarebbe fondamentale per la salute e il benessere di ogni individuo delle moderne democrazie, in attesa che i media si autocorreggano dall'interno, cioè che smettano di dare questa rappresentazione della realtà così terribilmente sbilanciata sul negativo e comincino invece a dare una rappresentazione dove sì, si parla dello stupratore seriale, ma si parla anche magari di persone che invece aiutano gli altri, di persone che esercitano bontà e non malvagità, di strutture che funzionano e non solo di strutture che non funzionano, di politici che fanno bene il loro lavoro e non solo di quelli corrotti. Cioè si dà una rappresentazione della realtà più bilanciata, più aderente al vero. Questo ritengo sia fondamentale, in attesa appunto che i media si autocorreggano, il che per il momento non sembra tanto vicino, il cittadino può proteggersi, può difendersi da solo, esercitando appunto un filtro sui programmi televisivi che guarda, sui giornali che legge e anche sull'atteggiamento con cui lo fa. Al momento i nuovi media non stanno per fortuna seguendo la stessa linea dei vecchi, quindi i nuovi media non sono così catastrofisti, non fanno così leva sulla violenza, la paura, eccetera, e quindi li considero per il momento molto più positivi. Hanno un potere di impatto diverso, in alcuni casi minore quantitativamente, in altri su alcune fasce di popolazione già i nuovi media hanno soppiantato i vecchi, ci sono milioni di persone, soprattutto giovani, che non guardano più la televisione e che si appoggiano interamente ai nuovi media sia per quanto riguarda l'informazione sia per quanto riguarda l'intrattenimento. Quindi al momento i nuovi media sono molto molto più liberi e molto meno contrassegnati negativamente da questa, diciamo così, onda di violenza, di paura. Poi non si sa che cosa accadrà in futuro. Per il momento, come tutti gli strumenti liberi e quindi non ancora controllati dall'establishment, dal potere, se lo possono permettere, spero che rimangano liberi anche in futuro. Per ora sicuramente lo sono, quindi io mi indigno quando sento certe persone dei media tradizionali parlare di fake news sui nuovi media. Sì, ci sono, non c'è dubbio. Alcuni siti web hanno pubblicato delle fake news, ma i media mainstream, la TV, i giornali, di fake news o di esagerazioni di news magari vere, ma che poi vengono colorate con tinte molto più fosche o molto più positive a seconda dei casi e quindi falsate, ce ne hanno 10 volte tanto, quindi mi verrebbe da dire da che pulpito queste critiche vengono fatte. Quindi sì, io per il momento sono un sostenitore dei nuovi media. I social creano un mondo in cui si relaziona solo, in cui è molto più importante come appari rispetto a quello che sei. Sì, questo in realtà non è molto diverso poi dalla vita reale, anche nella vita reale l'apparenza prevale spesso sulla sostanza. Diciamo che nella vita reale ci sono delle sanzioni per cui se uno si pone in maniera un po' troppo egocentrica poi viene un po' preso in giro, viene un po' emarginato. Sui social media ti puoi permettere di presentarti in maniera un po' più altisonante senza correre troppi rischi, quindi questo magari come dire, dà un po' ad alcune persone anche il permesso, potremmo dire, l'autorizzazione di esagerare un po'. Non so in che misura questo possa essere frenato da norme o da sanzioni, forse semplicemente un costume che si deve ancora formare, proprio perché nuovi
ancora molte persone devono prendere le misure, perché è ovvio che questo atteggiamento poi ha dei contraccolpi sulla persona stessa che lo mette in atto. Quindi si tratta di prendere un po' le misure, certamente ci sono dei social media che sembrano fatti apposta per esaltare un po' questi aspetti. Quindi su questo occorrerebbe sicuramente una riflessione critica più accurata, sia da parte di chi offre questi servizi, quindi i gestori dei social media, ma anche da parte degli utilizzatori stessi. Bene, ti ringraziamo e speriamo che queste domande, queste risposte, questi dialoghi possano servirci per trovare, ecco, direi, dei semi e delle parole che facciamo fatica a trovare, quindi ci aiutino in questa fase di passaggio in cui spesso forse tendiamo più a subire, ecco, questo momento invece di trovare quelle risorse latenti che pure ci sono e soprattutto una cultura non in senso elevato, ma una cultura proprio nel senso etimologico, cioè coltivarci anche come persone, ma direi come comunità, a un nuovo modo di stare assieme, una nuova creatività che manca, cioè più che altro questo, c'è una grave carenza creativa, non so se sei d'accordo. Sicuramente sì, e questo è un po' legato anche alla forma di democrazia rappresentativa attualmente vigente in Occidente. Stiamo passando dalla democrazia rappresentativa alla democrazia partecipata, che è molto diverso, perché la democrazia rappresentativa si basa sull'idea che alcuni leader con di più ampie vedute del popolo e con conoscenze superiori ci guidino. Quindi noi nominiamo, eleggiamo dei rappresentanti, questi rappresentanti poi, in virtù di loro doti particolari, dovrebbero guidarci, dovrebbero risolvere i nostri problemi. In realtà ci stiamo accorgendo intanto che questi rappresentanti in moltissimi casi non sono affatto così lungimiranti e così capaci di risolvere i problemi, ma molti problemi non possono essere risolti dall'alto, ma vanno risolti dal basso. Il famoso approccio bottom up, cioè dal basso verso... Questo richiede democrazia partecipativa, non rappresentativa, e quindi gruppi di lavoro, e quindi interazione continua, essere nel problema, essere dentro, perché solo chi è dentro lo conosce realmente. E poi magari sì, anche qualche esperto che tiri un po' i fili, ma sempre con un contatto diretto sulla base. Questo nella democrazia rappresentativa si è persa. Noi come popolo eleggiamo dei deputati, dei senatori che poi non hanno più nessun contatto con la base che li ha eletti, non ha più nessun contatto con i problemi reali della vita, e quindi come possono dall'assù risolvere qualcosa che è qua giù dove loro non ci sono più e dove non hanno nemmeno degli strumenti per raccogliere informazioni, capire e quindi agire. Questo credo sia uno dei passaggi che, grazie proprio a internet, si sta rendendo possibile nella nostra epoca, cioè una interazione, se non di massa, perlomeno di grandi numeri di persone che possano, appunto, dal basso, ma coordinate, interagire per capire i problemi, per affrontarli e per risolverli in modi nuovi, in modi più attinenti alla realtà. Ti posso chiedere cosa ne pensi del Movimento 5 Stelle? Movimento 5 Stelle è nato proprio da questa crisi fra la democrazia rappresentativa e la complessità dei nuovi problemi. Quindi sicuramente è un frutto dei tempi. Adesso che è arrivata al governo vedremo quanto riuscirà a portare avanti, io spero molto,
e quindi sicuramente i presupposti su cui si basa sono presupposti che io condivido, quindi un approccio ai problemi più dal basso, un approccio partecipato, un approccio condiviso. Ci sono anche degli aspetti che non condivido, per esempio quello di non basarsi a sufficienza sugli esperti. Cioè è vero che dal basso gruppi di cittadini possono far emergere determinati problemi, ma senza poi alcuni esperti competenti che tirano un po' i fili e che aiutano questi gruppi a tirar fuori soluzioni, la vedo difficile. Quindi, però ho visto che ultimamente, insomma, stanno capendo questa necessità, e anche la formazione del governo con esperti, con persone, con tecnici competenti, mi sembra che rifletta questa comprensione. Quindi direi che gli ingredienti ci sono, bisognerà vedere se poi da questi ingredienti nascerà veramente qualche soluzione innovativa, qualche diciamo svolta importante e consistente nel modo di affrontare la crisi. Ecco, credo che ci siano i presupposti, quello sì. Per il resto devo aspettare e vedere, ripeto, seguo con estremo interesse e spero che riescano a fare qualche miglioramento significativo, perché sicuramente l'Italia ne ha bisogno e non solo l'Italia. Quindi questo approccio nuovo, questo approccio di democrazia partecipativa, potrebbe veramente portare ottimi frutti. Speriamolo.